anche questa settimana la rubrica Racing Time vi accompagna in trasferta, e più precisamente a Reggio nell'Emilia, dove nell'atelier vintage di ruote da sogno è stato presentato il lancio della Dallara LMP2 della Cetilar Villorba Corse, team che prenderà parte alla 24 ore di Le Mans e alla European Le Mans Series. Un team tutto italiano del quale c'è di che essere orgogliosi, a partire dai piloti Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Bericchi. Lo scorso anno proprio questo equipaggio è stato autore di una prestazione memorabile, andando a cogliere un nono posto alla maratona della Sart, la 24 ore di Le Mans. Per questa stagione la Dallara P217 motorizzata Gibson, per questioni regolamentari, ha subito solo dei leggeri aggiornamenti di carattere aerodinamico, ma gli obiettivi rimangono comunque di alto livello. Il fascino di Le Mans e la 24 ore di Le Mans contagia tutti, e come potrebbe essere altrimenti, a partire da uno dei partner di maggior peso e prestigio del team Cetilar Villorba Corse. Stiamo parlando del marchio orologiero TAG Heuer, che proprio sul circuito della Sart ha legato il proprio nome e la propria storia ad alcune imprese epiche compiute nel corso della gara più famosa al mondo. Essere a Le Mans è strepitoso, è di fatto è l'evento più grande al mondo, raccoglie più persone del Super Bowl, fa parte della nostra storia. Noi siamo felicissimi di essere, di tornare a Le Mans, siamo sempre stati lì e con un team italiano, cosa molto importante per noi, perché è l'altra faccia della medaglia delle gare, quindi abbiamo le gare da 1-2 ore in pista e poi abbiamo l'endurance, dove realmente dobbiamo cercare di arrivare alla fine. Ecco, Le Mans è l'apice, dove ci sono i motori è chiaro che TAG Heuer ci deve essere, dico deve perché fa parte del nostro DNA. Noi cronometriamo tutto quello che è macchina contro macchina, quindi cioè uomo contro uomo di fatto, da sempre. Quindi respiriamo motori, ci piace dire che dove si sente un po' il profumo dell'olio ci siamo noi. Noi siamo italiani a tutti gli effetti, quindi sì, siamo molto felici, abbiamo trovato in comune il valore più importante, che è quello della passione. Contraddistingue noi come TAG, contraddistingue il team che oggi andiamo a presentare. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti, respiriamo le stesse emozioni. Quindi siamo molto molto felici, con un po' di patriottismo, di essere insieme a un team puramente italiano. Il Monaco è il cronografo per eccellenza che rappresenta i motori, soprattutto legato a Le Mans. Fu un cronografo particolare perché fu scelto proprio da Steve McQueen durante le riprese, davanti a una serie di nostri altri cronografi. Il primo cronografo automatico della storia, ricordo, per gli appassionati. Fu appunto scelto, e da lì quella famosissima scena dove lui, insomma, si toglie il casco e oltre al logo Heuer sulla tuta si vede il mitico cronografo. Voglio parlare da appassionato, anche perché, come dicevo, TAG è passione. Noi ci crediamo, questo ritorno dell'endurance è fantastico. Siamo tutti molto molto felici, ma in realtà non bisogna dimenticare che l'endurance è quella che testa realmente la pressione dei piloti, la difficoltà dei motori, le macchine. E il fatto che negli ultimi anni si era un po' affievolita, chiamiamolo così, questa passione, non è stato un bene. Oggi sta tornando alla grande, e soprattutto il pubblico che sta tornando, che è la cosa più bella. È venuto il momento di ascoltare direttamente dalla voce dei piloti del team Cetilar Villorba Corse quali sono gli obiettivi per la stagione agonistica 2018, in vista sia della 24 ore di Le Mans sia dell'impegno nella European Le Mans Series. È molto semplice migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, che è stato già molto molto buono e molto al di sopra delle aspettative. Sicuramente il risultato raggiunto alla 24 ore, non in assoluti e settimi di categoria, sinceramente sarà molto difficile da ripetere, perché la 24 ore di Le Mans è una gara talmente difficile, talmente complessa, che assolutamente non possiamo pensare a niente se non quello di arrivare alla fine e vedere cosa viene fuori. Per quanto riguarda invece European Le Mans Series, con lo step aerodinamico che ci ha dato Dallara possiamo puntare a fare meglio. La competitività è pazzesca, quest'anno ci saranno 17 LMP2 alla partenza, quindi già stare nei 10 è un bel obiettivo, riuscire a cogliere qualche top 5 sarebbe fantastico. Se arrivasse un podio, a quel punto
Alla grande. Siamo l'unico team alla 24 ore di Le Mans completamente italiano, l'unico team completamente italiano alla European Le Mans Series. Questo è un onore e un onore, nel senso che è un onore perché comunque portiamo avanti i nostri colori, il tricolore. È un onore perché comunque la cultura dell'endurance in Italia non è poi così radicata e la stiamo cercando un pochettino noi di creare, cercare un pochettino di coltivare. Il fatto di portare Tag Heuer sulla tuta e sulla macchina, per me che sono un nerd dell'automobilismo, è qualcosa di incredibile. Sono sempre stato un grande appassionato della storia dell'automobilismo e in particolar modo dell'endurance. Io da piccolino, quando vedevo quelle macchine splendide come i gruppi C degli anni 80, 90, diventavo veramente matto e mi sono innamorato di quell'automobilismo. Per poi andare un po' a ritroso, io sono nato negli anni 80, quindi sono tornato un po' indietro negli anni 70, 60 con Ford GT40, Porsche 908, 917 e lì, quando vedevo una livrea Gulf, impazzivo. E ancora oggi questa mia paranoia delle livree, dei colori delle macchine, la porto avanti con la mia squadra, tant'è che stasera sveleremo una macchina dove io personalmente ci ho messo lo zampino a livello grafico, riprendendomi un po' a quelli che erano anche gli stilemi delle vetture così riconoscibili, soprattutto degli anni 80. Giusto per fare un'idea, quest'anno in LMP2 parteciperà alla 24 ore Juan Pablo Montoya, per fare un nome a caso, no? Giusto che arriva. Il motivo per cui l'LMP2 o comunque i prototipi nell'endurance stanno crescendo molto è perché ACO, l'organizzatore, ha fatto delle scelte tecniche molto intelligenti. Noi avevamo capito un po' prima forse di alcune altre squadre che era la categoria giusta, avevamo già investito in LMP3, quindi nella categoria propedeutica nel 2015-2016 e siamo quindi arrivati preparati nel 2017, abbiamo fatto quindi un bell'anno. Quest'anno sarà ancora più dura, però arriviamo con un anno di esperienza. Dallara ha fatto un lavoro eccellente quest'inverno, quindi possiamo a livello di competitività fare molto bene. Ci rendiamo conto che non possiamo puntare alla vittoria realisticamente parlando, perché per una serie di motivi anche tecnici non possiamo farlo, diciamoci la verità, via. Però possiamo fare qualcosa di veramente straordinario come appunto sorpresa, come team italiano e come tra virgolette pionieri dell'endurance in Italia e forse per portarla anche al di là di quello che è non solo il continente europeo, ma abbiamo anche delle idee extraeuropee. Lo scorso anno io ho partecipato per il primo anno e mi continuavo a ripetere, soprattutto di notte, che ero veramente stato un deficiente, a sognare per tutta la vita è un incubo. E continuavo a ripetermi questa frase come un mantra, ma mentre lo dicevo, me lo ripetevo, vivevo questa emozione al 100% di quello che era anche il mio corpo. E quando scendevo dallo stint di guida ero talmente stanco che non ero capace di pensare a risalire di nuovo in macchina, ma dopo pochi minuti non vedevo l'ora di ritornare in macchina. Da ultimo, ma di certo non per importanza, cediamo ora la parola al pilota pisano Roberto Lacorte, entusiasta e incontenibile trascinatore del progetto Cetiler Pillorba Corse. Siamo nel mezzo dell'avventura, non siamo né all'inizio né in fondo, ma siamo nel piano dell'avventura. Siamo arrivati a un buon punto, siamo arrivati a già un primo obiettivo molto importante, quello di riuscire a correre la 24 Le Mans. L'abbiamo fatta già lo scorso anno, siamo usciti con un grande risultato. C'è ancora tanto da fare, ci sono tantissime cose davanti a noi in termini di sviluppo, in termini di programmi, in termini di obiettivi anche di gare importanti da fare oltre la 24 Le Mans. Però intanto quest'anno per me è un anno importantissimo, perché il primo è quello dell'esordio. Il secondo forse io lo sento quasi più importante, perché è la conferma, e le conferme a volte sono molto più difficili e impegnative e importanti delle prime volte. Credo che il nostro modo di intendere, di percorrere questa avventura qui sia simile allo spirito di Tag Heuer, quello della resistenza, quello della forza e quello della precisione. Quindi dobbiamo essere in linea con quello che rappresenta Tag Heuer e lo faremo al meglio per portare con onore questo scudetto molto importante sul petto e sulla vettura. Ci sono sempre più esempi dove sin da giovani alcuni piloti hanno un'aspirazione che va verso l'endurance. L'endurance sta avendo una nuova era, basandosi sul mito del passato, sull'investimento che ha fatto nel passato, sulla storia così pesante e importante che ha l'endurance. È un altro modo di fare professione pilota, è un altro modo di intraprendere la professione all'interno quindi del motorsport. Quindi questo è molto bello e si vede che proprio anche la categoria LMP2 e anche fra poco l'LMP1, che si sta allargando tantissimo,
da subito darà molte possibilità a piloti che escono dalle formule propedeutiche come Formula 4 o Formula 3 per andare direttamente all'endurance. Ci sono dei piloti già quest'anno nel nostro campionato che fanno questa strada, piloti con delle ambizioni molto importanti che salteranno velocemente verso LMP1 per fare la 24 ore Le Mans. È chiaro che la 24 ore Le Mans è una gara di resistenza, una gara dove ci vuole la velocità, ma ci vuole tanta esperienza, ci vuole una riflessione continua, no? ci vuole testa, ci vuole oltre che velocità. Quindi a volte l'irruenza, no? del giovane si scontra con queste caratteristiche, ma sicuramente ecco, anche al giovane stesso che dovrà fare la sua gavetta all'interno dell'endurance apre un periodo molto lungo per poter fare una carriera all'interno dell'endurance. Il consueto appuntamento settimanale con Racing Time si chiude qui. Noi ci vediamo, come sempre, la prossima settimana. E buon motorsport a tutti!